Buongiorno a tutti e benvenuti nel vloggino di novembre, di dicembre. Questo mese li facciamo insieme. Perché li facciamo insieme? Fondamentalmente ho avuto un pelino da fare, perché avevo detto nello scorso vlog che ero un po' più libero, che avevo un pochino più di tempo e che avevo lavorato tanto solo l'ultima settimana di ottobre. Ecco, mai cosa più clamorosamente gufatoria, se vogliamo dirla, non esiste neanche sta parola, è stata mai detta nel mondo. Cos'è successo? Ho lavorato come un ciuco, ho fatto sempre straordinari, perché un po' la gente che si ammala, un po' il casino degli ordini che sono aumentati, un po' il casino all'interno di IKEA, che diciamo è iniziato con uno sprinkler rotto. Lo sprinkler è la bocchetta antincendio che ha spruzzato forte e ha fatto dei grossi danni all'interno del negozio, il tutto coronato dal fatto che in reparto comunque non siamo tantissimi e per questo a me e altri due miei colleghi ci hanno fatto per 2 mesi il contratto a 40 ore. Quindi sto lì fondamentalmente tra con la pausa e tutto 9 ore al giorno e quindi non sono riuscito più a fare un cazzo. Ora, badate bene, più a fare un cazzo, non proprio. Però diciamo non sono riuscito a mantenere la mia programmazione esattamente come doveva essere. Allora, fondamentalmente cosa mi è successo in questo mese e mezzo? In questo mese e mezzo, allora, ho partecipato a un festival di cinema in cui ho fatto il boom operator, quello con la stecca che riprende l'audio. Sempre per lo stesso corto ho fatto da sound designer e da compositore della colonna sonora. Il concorso si chiamava 48 ore film festival. Vi lascio in descrizione il video che ha partecipato al concorso. Purtroppo non abbiamo vinto. Tra l'altro ci sono stati anche dei piccolissimi problemi di montaggio dell'audio all'interno del video. Non so cosa è successo, deve essere successo qualcosa a livello che è stato tagliato delle scene e io avevo lavorato l'audio per altre scene, però vabbè, lasciamo perdere. È stata una giornata, quella in cui abbiamo registrato quel corto lì, distruttiva, anzi 2 giorni distruttivi, perché abbiamo registrato tutto il giorno, abbiamo fatto le riprese e la notte io ho dovuto fare tutto l'editing dell'audio, tutta la composizione musicale, tutto il montaggio dell'audio e poi rimandare tutto. Praticamente non ho dormito per 2 giorni di fila e poi comunque avevo il 40 ore a lavoro, quindi non proprio vissuta benissimo. Poi cosa ho fatto? Ho registrato una cover, vi avevo detto che stavo registrando roba, l'ho finita la cover, ho registrato anche il videoclip insieme al buon vecchio Lama, che per queste cose si presta sempre, io lo lovo tanto, grazie Lama. E adesso il montaggio è stato fatto, sto solamente aspettando che lui tra i suoi 1000 impegni riesca a farmi la color correction e le sue magie per far vedere tutto bene. Tra l'altro, parlando comunque sempre in ambito cinema, il cortometraggio, quello che va a Cannes, ve l'avevo detto, va agli Oscar. Siamo negli ultimi 13 candidati che vanno agli Oscar, a Hollywood. Mi state dicendo che forse, una colonna sonora che ho fatto io andrà nel tempio del cinema, tra virgolette, mondiale, davanti a attori, registi di fama internazionale? Oh cazzo! Comunque, in questo mese qua ha durato veramente fatica. Non tanto per il lavoro in sé, perché il lavoro mi piace. Quindi, bene o male, quando vado a lavoro quasi quasi mi diverto. Ma ho durato fatica perché non ho avuto un momento libero anche da dedicare alla mia musica. È stato duro. Meno male ci sono i giorni liberi. Altro aggiornamento, sono riuscito a prendere la Series X, la Xbox, quella nuova. Mi sto sfondando Hogwarts Legacy. È bellissimo. Lo sto giocando al difficile. È difficile. Altra cosa, abbiamo fatto la festa di IKEA qualche giorno fa. L'abbiamo fatta nella nostra mensa a lavoro. Cioè, voi immaginatevi una mensa che in realtà c'è un ristorante che è bello grosso, cioè molto bello grosso. Insomma, io avevo proposto, siccome non sapevano cosa fare come intrattenimento per la festa, ho proposto di fare il karaoke. Mi hanno ascoltato e abbiamo fatto il karaoke. Vi lascio 2 spezzoncini di video perché secondo me merita, ci ho fatto fare la ola a tutto il negozio. My head underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I out of my mind. Cause all your curves and all your edges, all your perfect.
Sempre di cantare dal vivo, gliel'ho già detto a Gemma, ci stavamo mettendo un attimino d'accordo, dobbiamo provarci ad andare a X Factor, dobbiamo provarci, dobbiamo giocarci tutte le carte, quelle possibili, immaginabili, per poter arrivare a fare qualcosa effettivamente. Io avevo l'intenzione di fare qualcosa di, cioè, proprio nel mio stile, però forse non è quello giusto. Per arrivare da qualche parte, si intende, devo creare un personaggio, dobbiamo creare dei personaggi. E io gli ho proposto, perché non creare due personaggi opposti alle nostre personalità? Beh, io non è che devo essere, io sono l'opposto di Gemma, ok? L'opposto, ma non è che voglio essere Gemma e lui non vuole essere me. Dobbiamo creare due personaggi opposti e anche un po', se vogliamo dire, fumettosi di noi. E ci stiamo lavorando su, io gli ho proposto già qualcosa, non ve lo voglio dire perché in questo periodo comunque che intercorrerà tra questo, diciamo, questo discorso e effettivamente un eventuale provino. Volevo fare una specie di vlog di viaggio in cui si mettono sul tavolo tutte le scelte che facciamo da quando iniziamo a quando veniamo buttati fuori, così, per divertimento. E basta, dal punto di vista della mera vita, non vivo, a parte quando suono e quando gioco, e quindi... E quindi niente, ho già parlato anche troppo. Noi ci vediamo, spero, prestissimo in un nuovo video. E quindi, ciao. Ciao, il microfono è là e... No, ciao.